Buongiorno, benvenuto da noi. Grazie, vai, vai. Oggi nonna Giovanna ci spiegherà come fare una lasagna in casa, dove ci elencherà tutti gli ingredienti e i prodotti per realizzarla. Andremo sempre a utilizzare le nostre padelle Vitrinox, una padella in acciaio vitrificata, antiaderente, lasagnera, pentola e padella per friggere. Ora lascio alla nonna per il procedimento della fase della lavorazione. Procedura per un poco di carne macinata. Mettiamo un poco di carne macinata nel ragù. Mettiamo olio. E la versiamo sul fuoco. Si deve sbriciolare tutta la carne. Vedete come appena accesa la fiamma, la pentola, come raggiunge subito a temperatura, perché grazie alla vetrificazione, quindi il vetro tende a riscaldarsi molto più velocemente. Adesso la carne è pronta. Ci versiamo un poco di pomodoro. Nonna, questi sono sempre i pomodori fatti in casa? Pomodoro fatti in casa. Poi questa procedura ve la faremo vedere, diciamo, tra luglio e agosto, anzi più agosto, quando saranno pronti i pomodori, vi faremo vedere anche la preparazione dei pomodori fatti in casa. Per mezzo chilo di lasagne facciamo 2 bottiglie di pomodoro. Ci versiamo un poco di acqua e un poco di sale. E la lasciamo a cuocere per una mezz'oretta. Ok. Mentre che si fa il ragù, facciamo le polpette. Fare le polpette è la parte più interessante. Bene, no? Sì. Perché quando ero piccolino mi piaceva amalgamare tutto allora, il pasto. Ci mettiamo la carne macinata. Delle uova. Un pizzico di sale e un poco di pepe. Facciamo una manciata di parmigiano. Adesso impastiamo le polpette.
le polpette sono pronte. O facciamo le polpettine piccoline. Quindi ci avranno la casa, svertano. Sì. La polpetta è più veloce di fretta oggi. Ti piace il polpetto? Sì, mi piace. Cioè, no. Tu stai dicendo polpetto, mi piace il polpetto. Se lo mangi a 10. Ah, allora non ti piace, non ti piace, no. E se te lo mangi dove fanno male? Dice no. Crescendo, non so, 10 polpetti là, grosso. Se più piccolini che c'è un mangio tavolo. Andiamo. Vabbè, una volta ne mangio 20 polpetti. Poi non metterà la mano, eh? A me sta in adesso la procedura delle polpette sono finite. Ora andiamo a cucinare. Andiamo le polpette. Adesso mettiamo a cuocere le polpette. Sentite in sottofondo il ragù come pippea. Adesso andiamo ad aggiungere anche lo scricchiolio della frittura. Cameraman, non svenire. È un'orchestra. Venite, Gigi, ci provi la verità. Dimmi. Sono troppo bellissime queste patate. Secondo me lo aggiungono subito a temperatura. Subito. No? Secondo me deve venire, io la metto da dopo, fa una bella spesa. Quindi la cosetta completa? Certo. Ok. Sabatono, ci vogliono pure per me. Carne. O se noi guardiamo solo, che dobbiamo pure cucinare. Non devono mancare nelle case di nessuno. Perché quando sono andati in Spagna da questa azienda, diciamo, vabbè, a prescindere, mi sono innamorato proprio dell'azienda, proprio per la struttura e per come è organizzata. Ma poi appena loro fanno tanti prodotti, tante padelle. Ma questa qui è quella lì che alla fine a me mi è piaciuta di più, cioè quella che poi corrisponde un po' alle nostre esigenze, che noi andiamo su un pubblico, diciamo, professionale, e quindi questa è una padella per chi non vuole spendere troppo. Adesso sono pronte e lo dobbiamo. Le nostre polpettine sono pronte. Andiamo ad adagiare su carta assorbente. Mamma mia, nonna, che profumi. Ecco qua, le polpette sono pronte. Giovanni, cosa vuoi a nonna? Ho due polpette. Ma queste sono per la lasagna, però. Nonna te ne dà poco a poco. Perché dobbiamo fare una lasagna di carnevale. Vieni qua, vieni qua. La nonna lo metto qua? Sì. Sì? Va bene? Basta. Adesso andiamo nella procedura della ricotta. Quindi mettiamo la salsa, sulla ricotta. La schiacciamo un poco.
poi la andiamo a versare. No, la versiamo nel ragù. Ecco qua, facciamo una crema di ricotta e ragù. Adesso buttiamo dentro la pentola con il ragù. Guardate com'è bello. Infatti è venuta una crema di ricotta e pomodoro. Pomodoro e carne macinata. Carne macinata. Adesso è pronto per il ragù. Per me ne rompete di ciò, fa passare. No, scusi, là provando. Quasi più della metà. Quindi nell'acqua aggiungiamo l'olio. Un poco di olio. Nonna, scusami, l'olio all'interno dell'acqua, a cosa serve? Per non fare attaccare le sfoglie della lasagna. Ah, ok. Poi ci mettiamo un sale. Va bene così. Mettiamo la tovaglia? Sì. La tovaglia perché? Perché faccio la lasagna questa qua a sfoglia. Per non la fare attaccare ci fa dopo 2-3 minuti di ebollizione e poi dopo viene messa sulla tovaglia. E poi dopo prepariamo la lasagna, tutta la teglia, la teglia e tutta la roba che ci vuole. Ho pochi oli perché che non è nessuno ricco, sì. Possono avere salsetta. Perciò c'è la chef che è da capire a cucina. Mettiamo la lasagna un po' alla volta. Guarda come bolle bello, guarda. Infatti qui in quasi 5 minuti ha portato subito in ebollizione l'acqua. Sì. All'interno della pentola. Adesso andiamo a togliere. Andiamo alla nostra procedura. Mettiamo un poco di su sulla teglia. Andiamo con le sfoglie della lasagna. Prima la base è pronta. Andiamo con la mozzarella. Mettiamo due sottilette. Mettiamo le polpette. Adesso mettiamo il ragù. E una mangiata di parmigiano. Facciamo un'altra fila
di lasagna. Strato su strato, polpetta su polpetta, mozzarella su mozzarella. Facciamo un'altra volta la mozzarella. Quindi mi estremo una bomba. Forse una bomba, no? Lasagna, polpette fritte, carne macinata genuina, poca e buona, mozzarella, sottiletto, parmigiano. Quando la nonna provava i polpette, la carne, mi rimane sempre la scena, lo film i Fantozzi, quando vende per la clinica di nascimento, il viso di polpetta. Perché abbiamo fatto, cioè, questo è l'ultimo strato, sì, lo deve venire coperto senza la mozzarella. Le ultime polpettine, polpettine. Nonna, posso offrire una polpetta? Sì, prego. A camera, vero? Sì, come no. No, una polpetta, ma troppo pure. Guarda, per me niente. Guarda. Tutto perfetto. Io sono tutto perfette. Vedi? Giusto, giusto. Dice la mia governantrice, mamma, tu quando fai una cosa, fai tutto cosa perfetta. Giusto, giusto, tutto perfetto. La nostra lasagna è pronta per mettere in forno e tra una mezz'oretta da mangiare. 200 gradi con un 3/4 d'ora. Adesso che la nostra lasagna è pronta, la nonna ci andrà a impiattare la lasagna. Va bene, mettiamo un po' di coltello. Utilizziamo il nostro piatto in melamina. Guarda, cara, guarda, che spettacolo. Mamma mia. Bellissimo. Coltello, nonna. Questa è la villa. Va bene? Guarda, per venire, guarda, guarda. Osservando. Guarda, Carmenia, guarda. E sopra ci mettiamo una bella ciliegina sulla torta. Vedi? Va bene? La torta è più bella che ho già visto. Assaggiati, Guardate, guardate. Camera, vieni per l'assaggio, vieni. Subito. Questa è tua. Questa è mia. Mi sposto di qua. Vi abbiamo presentato la nostra versione di lasagna, ovvero la lasagna di nonna Giovanna. Vi ricordo che per la realizzazione della lasagna abbiamo utilizzato padella e vitrinor, una padella in acciaio vetrificata antiaderente.
Tutti i prodotti che vedete in esposizione sono tutti i prodotti che è possibile trovare presso la nostra sede. Dove acquistare i nostri prodotti? Facile! O raggiungete la nostra sede a Fratta Maggiore, via Pasquale Mirlo 134 in provincia di Napoli, oppure sul nostro sito web www.makeup.com. Se il video vi è piaciuto, lasciateci un like, iscrivetevi al nostro canale dove attivando la campanellina riceverete tutte le nostre notifiche. E noi vi attendiamo nel centro dove si incontra l'Italia che lavora e che produce. Al prossimo video! Ciao! Ciao! Spero che vi piace la nostra lasagna che abbiamo fatto. Mettete che mi piace della nostra lasagna.